Ciao ragazzi, siamo in viaggio verso Tirana, Albania. Ho deciso di portare con me oggi un personaggio importante per far vedere alcune realtà locali che ci sono in Albania, perché può sembrare strano, ma in questo momento abbiamo molto da imparare dal governo albanese e per questo ho deciso di fare un viaggio di Stato. Con me sta viaggiando niente più poco di meno che Gigino Di Maio. Eccolo qua, ciao Gigino, sempre sorridente. Ragazzi, poi ci sarà da ridere, non ho capito dopo quello che sta succedendo. Gigi, senti, ora facciamo una 2-3 giorni a Tirana, vediamo un po' di ministri, vediamo se facciamo qualche scambio culturale, vediamo se gli mandiamo Toninelli e l'economista Castelli, glieli prestiamo un po' a loro, e poi magari ce le rimandano, se non ce le rimandano non importa. Gigi, iniziamo subito io e te la questione del Papa. Ora, il problema, Gigi, è un netto papo, lo capisce il problema, un netto papo. Si sta facendo quello che purtroppo sono costretti a fare gran parte degli imprenditori, piccoli imprenditori, cioè quello di arrangiarsi. Un operaio al nero, una tassa non pagata, un abusetto edilizio, capita a tutti. Purtroppo la colpa è del nostro Stato che non riesce a tutelare i piccoli imprenditori. Ora però sei arrivato te, c'è una cosa strana, fa il ministro del lavoro, sì. Ma che cazzo c'entra a fare il ministro del lavoro, che nella vita hai fatto lo steward allo Stato? Dai, ma poi com'è credibile che te devi controllare l'emersione del lavoro nero quando non ti sei accorto che metà dell'azienda di famiglia era gestita con lavoratori al nero? Lo capisci che non sei proprio credibile. Vabbè, però su altre cose non sei stato male. Tutte insieme non ce la faccio a dirle le cazzate che hai detto, perché ci vorrebbe una trasmissione di dito nell'occhio di 2 giorni e mezzo. Lo faremo a tappe, appena arriviamo a Tirana ci organizziamo e parliamo un po' di tutto. Nel frattempo lo ricordo a tutti, un dito, la verità fa male, ma un dito nell'occhio è parecchio peggio. Ciao da Ernest Fly con Luigino Di Maio, ci vediamo dopo appena atterriamo a Tirana.